cespuglio su tutta la terra. Verso le tre Gesù a gran voce Elie Elie massa vaccani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. E gli altri dicevano: lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. E Gesù, emesso un alto grido, spirò. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. E uscendo dai sepolcri dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: davvero costui era il figlio di Dio. C'erano anche là molte donne che stavano ad osservare da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra costoro Maria di Magda, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli.